proposito della costruzione che vorrei chiamare l'ecomostro della Venere Azzurra, chiedo se lei sarà eletta o eletto, come si porrà con la sua squadra di governo nei prossimi 5 anni di fronte a questa costruzione? Cioè, cosa diventerà? Cosa sarà? Era una trattativa tra privati e quindi di conseguenza per problemi specialmente economici in questo momento è fermo. Sicuramente la nostra intenzione di intervenire, riparlare con chi in questo momento si trova in difficoltà, cercare di trovare delle soluzioni e sicuramente eventualmente ripristinare la situazione che c'era prima se non si riuscisse a trovare una soluzione diversa. Invece la parte del buco, quello che è rimasto, mi pare, se non sbaglio, sia dal 2016 ci sia ancora la possibilità di che qualcuno possa costruire un albergo, quindi lì bisogna aspettare queste, se qualcuno volesse, altrimenti nulla vieta provare a fare una ripiantumazione del sito, verificare se si può rifare qualcosa, cercare di, in qualche maniera di mettere una toppa, anche se effettivamente l'ecomostro è notevole. Per quanto riguarda l'albergo, evidentemente il tema andava gestito in termini diversi, con obblighi convenzionali di natura diversa. Oggi non c'è che aspettare che i tempi scorrano, perché l'intervento è in mano a privati e non vedo realisticamente la possibilità di intervento del pubblico. La Venere Azzurra, due parole, cioè forse per me ripiantumerei, però io temo che nascano ancora seconde case. Io al My Hotel non ci ho mai creduto sin dall'inizio, non ho mai creduto che lì sarebbe stato costruito il My Hotel, quindi non credo tuttora, non ci crederò fino al 2016 che ci verrà un albergo, e temo che appunto anche lì avremo ancora delle seconde case. Sicuramente la nostra intenzione di intervenire, riparlare con chi in questo momento si trova in difficoltà. Non sbaglio, sia dal 2016 ci sia ancora la possibilità di che qualcuno possa costruire un albergo. Quindi lì. Oggi non c'è che aspettare che i tempi scorrano, perché l'intervento è in mano a privati e non vedo. Non credo tuttora, non ci crederò fino al 2016 che ci verrà un albergo. Cercare di trovare delle soluzioni. Questa è un'informazione che le do. Quel povero uomo, come lei dice, quella persona che si trova in difficoltà del My Hotel alla Venere Azzurra, era con me in Egitto per trovare del terreno per costruire alberghi. Questa è una notizia che le do. Quel povero uomo era lì a cercare. Non fa l'albergo lì, ma va a farlo dalle altre parti. Non ci vado in Egitto, perché sono qui e sto cercando di fare il mio dovere, quindi sono contento per lei, ho capito, ma non è che posso fare andare a prendere in Egitto comunque. Con chi in questo momento si trova in difficoltà, cercare di trovare delle soluzioni e sicuramente eventualmente ripristinare la situazione che c'era prima se non si riuscisse a trovare una soluzione diversa.